Ciao, oggi parliamo di alcuni dei loghi più famosi al mondo. Li vediamo sui telefoni, sulle nostre scarpe, sulle nostre felpe. Ma la domanda che ci poniamo oggi è: hanno avuto sempre la veste grafica che hanno oggi? Cominciamo dunque a parlare di alcuni dei loghi più famosi al mondo con qualche cenno storico sulla loro origine. Nuovi trend digitali, interviste, approfondimenti e consigli per imprenditori e liberi professionisti a cura di Igor Papo. La parola logo deriva dal greco logos, che significa appunto parola, e viene utilizzata per esprimere un concetto preciso, un segno grafico, un'identità. Per questo motivo, a partire dalla rivoluzione industriale, molte aziende hanno cominciato a utilizzare questi segni distintivi per essere rappresentate all'esterno e quindi per far sì che questo segno diventi un marchio di riconoscibilità all'esterno. Qual è la funzione di un logo ben riuscito? Ecco, la sua funzione più grande è veicolare le emozioni e la storia del brand che il logo stesso rappresenta. Per realizzare un logo ben riuscito spesso possono volerci anche alcuni anni. È un grande esercizio di storytelling, di studio della storia dell'azienda e dei suoi prodotti. L'identità visiva di un logo può determinare il legame tra il consumatore e l'azienda, rappresenta i valori dell'azienda e può essere oggetto su cui si basa la fedeltà del consumatore nei confronti di un brand e dei suoi prodotti. La Nike, fondata nel 1964 come Blue Ribbon Sports, una società di importazione, ha cambiato nome nel 1971. Il suo cofondatore Philip Knight ha deciso di ispirarsi alla dea Nike della vittoria, la dea alata. E per quanto riguarda la realizzazione del logo, si è affidato a una studentessa universitaria di Portland per un compenso di ben $35. Lo swoosh, simbolo che rappresenta una sorta di ala, appunto, è uno dei loghi più diffusi al mondo. Per questo motivo, nel 1995, l'azienda ha deciso di togliere il nome del brand e lasciare soltanto lo swoosh a rappresentanza dell'azienda. Nel 1886 John Pemberton fonda la Coca-Cola. Per la realizzazione del logo si affida al suo contabile, un tale Frank Mason Robinson, che crea il logo semplicemente utilizzando quello che era all'epoca il font di scrittura più diffuso. Successivamente, 4 anni dopo, c'è un piccolo restyling aggiungendo alcuni turbini per rendere il logo un po' più armonioso. Poi nel corso degli anni ci sono state alcune piccole modifiche, però la base è rimasta la stessa. Il logo della Apple nasce nel 1977 da un certo Rob Yanoff. Si dice che dopo aver comprato delle mele al supermercato e averle disposte sul tavolo abbia avuto l'ispirazione di realizzare un logo con la rappresentazione di una mela con un pezzetto mancante. La proposta del colore monocromatico dell'immagine rappresentata non piace a Steve, che ritiene che un'immagine colorata sia meglio rappresentativa dei prodotti della Apple, ed ecco qui che nasce la prima versione del logo della Apple. Sapevi che all'inizio la prima lettera del logo di Google era di colore rosso, per poi diventare di colore verde e infine di colore azzurro? Ecco, il logo ha avuto alcune evoluzioni nel corso degli anni, ma all'origine Sergey Brin ha creato il logo utilizzando un programma di fotoritocco dell'epoca di nome GIMP, utilizzando come carattere di scrittura il Times Roman, ispirandosi alle scritture di Catullo. Il brand Adidas prende ispirazione dal suo fondatore Adolf Dassler. Per quanto riguarda il logo, si è evoluto nel corso degli anni. Una delle costanti è stata la presenza delle 3 strisce parallele. Bella anche la versione del 1971 in occasione delle Olimpiadi a Trifoglio. L'ultima versione rappresenta una sorta di montagna e sta per significare che per raggiungere i propri obiettivi devi saper scalare la vetta. Qual è il significato delle 3 strisce che troviamo sul logo di Adidas? Le 3 strisce rappresentano i 3 cardini dell'azienda: progettare una scarpa che soddisfi le esigenze degli atleti sportivi, progettare una scarpa che impedisca gli infortuni e che sia durevole nel tempo. Il logo della M di McDonald's è stato creato nel 1961. Successivamente il logo ha subito alcune modifiche, il nome del brand è stato tolto e lo sfondo, che prima era rosso, è diventato verde, in piena coerenza con la nuova politica dell'azienda volta al green, alla sostenibilità e al cibo un po' più salutare. Hai presente le tazze, le t-shirt, i poster con la scritta I love New York? Ecco, non tutti sanno che questo brand è registrato
il logo è stato realizzato da un certo Milton Glaser nel 1976 e commissionato dal Dipartimento del Commercio di New York per promuovere il turismo nella città. Chupa Chups è sicuramente uno dei brand più conosciuti al mondo. Ecco, ma chi è stato a realizzare il logo che conosciamo oggi? È stato Salvador Dalí. Infatti si dice che nel 1969 si sia incontrato con Enric Bernard in un bar di Barcellona e si dice anche che il logo sia stato realizzato da Dalí scarabocchiando su un giornale che si trovava proprio lì nel bar. Sono molti i loghi nel mondo che hanno alcuni elementi non visibili a primo impatto. È il caso del logo di FedEx. Infatti è stato realizzato in modo tale che tra la lettera E e la lettera X si formasse una sorta di freccia a rappresentare la velocità del servizio. Come nasce il logo della WWF? Nel 1961 il panda Kiki, il primo panda dell'Occidente, era una vera e propria celebrità nello zoo di Londra e ha avvicinato in realtà molte persone ai temi di ecosostenibilità, protezione delle specie protette, tant'è che Sir Peter Scott ha deciso di prendere alcune bozze che rappresentavano questo panda e trasformarle nella prima versione del logo che conosciamo oggi. Nel 1971, quando l'icona del rock mondiale viene creata da un giovane studente di nome John Pash. Sto parlando del logo di Rolling Stones e si dice che lo stesso Mick Jagger si sia rivolto al giovane studente per la realizzazione di quello che sarebbe stato uno dei loghi più famosi nel mondo della musica. Il logo di Amazon si è trasformato molto nel corso degli anni, ma così come si è trasformata l'azienda stessa, che all'inizio vendeva solo libri. Ad oggi la scritta Amazon è inserita nel logo con la freccia che collega la A alla Z, per significare appunto che sulla piattaforma è possibile acquistare qualsiasi cosa. Allo stesso momento la freccia è una sorta di sorriso che rappresenta un sentimento di affidabilità e fiducia nei confronti del brand. Come nascono il nome e il logo di Starbucks? Per quanto riguarda il nome, è ispirato a un personaggio del romanzo Moby Dick, appunto Starbuck. Per quanto riguarda invece logo, Terry Eckler, che è stato colui che l'ha realizzato, si è ispirato andando a consultare alcuni testi a tema appunto marino, coerentemente anche con il nome, e ha trovato una xilografia del XVI secolo che rappresentava una sirena a due corde. L'immagine l'ho colpita talmente tanto che ha deciso di utilizzare proprio quella xilografia per andare a rappresentare il logo dell'azienda. Nuovi trend digitali, interviste, approfondimenti e consigli per imprenditori e liberi professionisti, a cura di Igor Papo.